Allora andiamo a farci un giro con una 124 Spider? Sì, ma non quella normale che abbiamo pubblicato in copertina sull'ultimo numero di Quattro Ruote, ma con una versione un po' speciale, quella preparata con il marchio Abarth. Il motore 1.4 turbo fa un bel salto di potenza, 170 cavalli e 250 Nm di coppia. Tanto per avere un numero, fa lo 0-100 in 6,8 secondi. Cambio manuale a 6 marce oppure sequenziale sportivo SS, sempre a 6 marce con paddles al volante. La guida in pista deve essere di alto livello, anche perché è stato rivisto completamente l'assetto. I controlli elettronici hanno una nuova taratura ed è stato sostituito tutto l'impianto di sospensione con ammortizzatori Bilstein e freni Brembo. Ah, naturalmente al posteriore per tutte c'è il differenziale autobloccante meccanico. Bellissime le citazioni cromatiche che ci sono un po' dappertutto, in particolare questo nero opaco steso sui cofani anteriori e posteriori, che è classico delle Abarth del passato. E questa 124 da corsa? Beh, si chiama Abarth Rally e cambia un po' tutto. Il motore è un 1.8, 4 cilindri turbo da 300 cavalli e l'automobile viene omologata per un campionato monomarca che partirà l'anno prossimo. Il tetto di tela è stato sostituito naturalmente con un hardtop di materiali compositi e all'interno ci sono tutti i dispositivi di sicurezza per le corse, come il roll bar e gli estintori. Insomma, per la prima volta ritorna nel listino Abarth un modello a trazione posteriore. Un grande ritorno, lo Scorpione punge più che mai.